Buongiorno a tutti. Oggi vi mostrerò come si realizza il fondo di un paniere. Ho già preparato dei bastoncini, in questo caso ne ho preparati 8. Ne serviranno 8 per fare un cestino di medie dimensioni. Quindi sto utilizzando del salice con la buccia. Allora, intanto si inizia, poi ovviamente più grande sarà il paniere, più devono essere questi bastoncini, devono essere sia di diametro più grandi e anche di lunghezza, ovviamente, devono essere di più. Come se è più piccolo il cesto, devono essere più sottili e devono essere anche di meno. Intanto si inizia poi, io utilizzo un semplice coltellino svizzero con la lama piccola addirittura, non utilizzo mai, quasi mai la lama grande, basta la lama piccola. Allora, si inizia andando così, in maniera da creare questo buco, e ne mettiamo 4 dentro. 2, 3 e 4. Questa maniera. Ora ne metteremo gli altri 3. Con lo stesso procedimento. Abbiamo creato questa croce, 4 spaccati e 4 interi. Ora utilizzeremo noi, faremo un intreccio a 3 con 3 tessitori. Intanto inizio con 2, ne prendo 2 dal mazzo. E si inizia così. Andiamo avanti. In maniera da bloccare questi legnetti che si bloccano perché poi li dobbiamo allargare e quindi devono essere bloccati alla base. Quindi facciamo 2 giri in una maniera molto semplice, sono 2 giri fatti così e poi iniziamo così. E ne abbiamo 2, quindi siccome ho detto faremo un intreccio a 3, non dobbiamo prendere un altro. Lo inseriamo qui. Iniziamo. Quello di dietro. L'ultimo passa sempre davanti. L'ultimo passa sempre davanti. L'ultimo passa sempre davanti. Comunque un segreto, diciamo, per realizzare e venire bene il fondo, bisogna allargare sin dai primi giri questi, in maniera che dobbiamo creare gli stessi spazi, devono essere tutti uguali. Quando finiamo il fondo, questi spazi, l'uno dall'altro, devono essere della stessa dimensione. Quindi questa è una cosa importantissima. Così, quello di dietro passa davanti. Quello di dietro passa davanti. Sempre lo stesso procedimento. Questo è un primo tutorial che sto facendo, quindi se magari lo troverete interessante e vi piacerà, continuerò con altri tutorial, con il proseguimento del paniere. Allora, ora è finito un tessitore, quindi che cosa dobbiamo fare? Ne dobbiamo aggiungere un altro. Quindi basta alzare questo e metterlo dietro
abbiamo il nuovo tessitore. Così, come vi dicevo, bisogna sempre allargare, in maniera che già dai primi giri dobbiamo trovare, questi devono essere già subito, quasi subito, alla stessa distanza l'uno dall'altro. Questo è finito, quindi lo stesso procedimento, alziamo e inseriamo da dietro e si continua, allarghiamo, l'ultimo passa sempre avanti, l'ultimo passa sempre avanti. L'ultimo passaggio. Come vedete, già sono quasi della stessa distanza l'uno dall'altro. Questo si è rotto, quindi facciamo sempre lo stesso procedimento, alziamo, inseriamo e poi alla fine andremo a tagliare tutti. Molto semplice, sempre lo stesso procedimento, l'ultimo passa dietro e poi passa avanti. Dietro e avanti, dietro e avanti. Questo è l'intreccio a tre, che è l'intreccio, diciamo, più resistente per realizzare il fondo di un gesto. È uno degli intrecci proprio più resistenti. Da questo lato abbiamo questo risultato e qua abbiamo questo. Questo sarà il sotto del cesto e questo sarà dentro il cesto. Abbiamo due diverse facce l'una dall'altra. Continuiamo. Poi ovviamente si possono creare anche dei disegni utilizzando diversi colori per la realizzazione del fondo. Poi magari vi mostrerò in un altro video come crearli, perché c'è anche un diverso procedimento, diciamo, c'è un numero definito di legnetti per realizzare dei diversi disegni. Questo è il risultato, continuiamo. Come vedete, io do un colpettino col dito indietro per portarlo dove voglio e poi facendo così si blocca e rimane dov'è. Se già potete vedere che già ci sono quasi le stesse distanze, già le distanze sono perfette. Quindi continuiamo. Ogni volta do un colpettino, ogni volta do un colpettino, e questo lo blocca. Il materiale di più che utilizzo io è il salice, ma si possono utilizzare anche l'olmo. Poi ci sono ovviamente diversi tipi di salice, lo stesso salice può essere kombucha
oppure spellato, quindi abbiamo dei colori diversi. Si può utilizzare anche il midollino, chi è alle prime armi, diciamo, può utilizzare il midollino, che è un po' più semplice da lavorare. Continuiamo. Poi do anche un colpettino in avanti o indietro per creare il fondo più piano possibile, diciamo. Se vi piace questo video, lasciate un like e seguitemi, così continuerò con altri video. Se ovviamente sarete in pochi a seguirmi e ho pochi like, diciamo che non ho più interesse a continuare a fare questi video. Seguiamo. Qualcuno, ad esempio, si può inserire anche dalla radice per cercare di bloccare, specialmente quando siamo alla fine del cesto. Ogni tanto io ne inserisco uno dalla parte più grossa del vimini, in maniera che dà un aiuto a bloccare tutto e non allentarsi, per non allentarsi. Facciamo qualche altro giro, abbiamo già quasi completato. Stanno finendo, non c'è più spazio per fare altri giri. Penso che mi fermo qui. Ora io faccio vedere come lo blocco. Utilizzo una semplice fascetta da elettricista. Lo inserisco qua. E lo blocco in maniera da non allentarsi il fondo. Così non si allenterà più. E lo pulisco. Taglio. Utilizzo delle forbici. Semplicissime forbici, niente di complicato, che costano 9-10 euro dal ferramenta, delle forbici per la raccolta di agrumi, che sono taglienti, hanno la punta piccola e un po' arrotondata, come vedete qua, così agevolano a tagliare, sono molto ma molto taglienti. Io di solito utilizzo sempre una forbice di queste e un coltellino con la lama piccola, nient'altro. Niente attrezzi complicati per realizzare i gesti. Così, e questo dal lato di sotto già è pulito. Ora lo puliamo da dentro. Via. Ora tagliamo anche questi. A me piace tagliarli così. Le puliti. Qua poi inseriremo qua i montanti.
per continuare il cisto. Ecco che abbiamo realizzato il nostro fondo. Con questi qui li utilizzeremo poi per continuare il cesto, la treccia di sotto e poi le canne. Vi mostrerò tutto nel prossimo video. Per adesso ci fermiamo qui. Lasciate un like e seguitemi e continuerò con i tutorial. Grazie.